dalle omelie sugli Atti degli Apostoli di San Giovanni Crisostomo Vescovo. Mostraci, Signore, chi hai designato. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli e disse: dato che era il più zelante e gli era stato affidato da Cristo il gregge, e dato che era il primo nell'assemblea, per primo prende la parola. Fratelli, occorre scegliere uno tra noi. Lascia ai presenti il giudizio, stimando degno d'ogni fiducia coloro che sarebbero stati scelti, e infine garantendosi contro ogni odiosità che poteva sorgere. Infatti, decisioni così importanti sono spesso origine di numerosi contrasti. E non poteva essere lo stesso Pietro a scegliere? Certo che poteva, ma se ne astiene per non sembrare di fare parzialità. D'altra parte, non aveva ancora ricevuto lo Spirito Santo. Ne furono proposti due, Giuseppe, detto Barsabba, che era soprannominato Giusto, e Mattia. Non li presentò lui, ma tutti. Lui motivò la scelta dimostrando che non era sua, ma già contemplata dalla profezia. Così egli fu solo l'interprete, non uno che impone il proprio giudizio. Continua: bisogna dunque che tra questi uomini che sono radunati con noi, osserva quanta oculatezza richieda già nei testimoni, anche se doveva ancora venire lo Spirito. Egli comunque tratta con grande diligenza questa scelta. Tra questi uomini, prosegue, che sono stati con noi tutto il tempo che visse tra noi il Signore Gesù. Parla di coloro che erano vissuti con Gesù, non quindi semplici discepoli. All'inizio molti lo seguivano, ecco perché afferma: era uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e avevano seguito Gesù. Tutto il tempo in cui il Signore Gesù ha vissuto in mezzo a noi, incominciando dal battesimo di Giovanni. E sì, perché gli avvenimenti accaduti prima nessuno li ricordava con esattezza, ma li appresero dallo Spirito. Fino al giorno in cui Gesù è stato tra di noi assunto in cielo, uno divenga insieme a noi testimone della sua resurrezione. Non dice testimone di ogni cosa, ma testimone della sua risurrezione, semplicemente. Infatti, era più credibile uno che affermasse: colui che mangiava, beveva e fu crocifisso è proprio lo stesso che è resuscitato. Perciò non era necessario che fosse interprete del passato, né del tempo successivo, neppure dei miracoli, ma solo della resurrezione. Gli altri avvenimenti erano noti ed evidenti. La resurrezione invece era avvenuta di nascosto ed era nota solo a quei pochi. E pregavano insieme dicendo: tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, mostra, tu, non noi. Molto giustamente lo invocano come colui che conosce i cuori. Da lui, infatti, deve essere fatta l'elezione, non da altri. Pregavano con tanta confidenza perché era proprio necessario che uno fosse eletto. Non chiesero: scegli, ma mostra l'eletto, colui che hai eletto, ben sapendo che tutto è già stabilito da Dio, e lì tirano a sorte. Non si ritenevano degni di fare essi stessi l'elezione, per questo desiderarono essere guidati da un segno. Thank you.